Possiamo iniziare, direi che siamo 8:05. Allora, benvenuti a questa serata che abbiamo organizzato io e Arianna Sellan, ringrazio, e che speriamo che sia la prima di tanti altri eventi. Cioè, la nostra intenzione sarebbe quella di fare una serie di eventi poi. Comunque, qua iniziamo. Vi è stato dato proprio all'inizio l'ingresso da compilare il volantino anche per comunicarvi poi eventuali altri eventi che seguiranno. Per chi non mi conoscesse, io sono il farmacista di Medea, ho fatto 3 anni di scuola di Ayurveda, mi sono appassionato, ho conosciuto il dottor Gallas, che ho invitato qua a parlare con noi, e che lui, insomma, lui è sempre molto ben disposto, molto ben disposto a venire a Medea, e anche parenti ha origini di qua, e questa sera insomma parleremo con lui e registriamo questo evento, quindi poi sarà anche visibile su YouTube, e per chi fosse interessato vi darò degli estremi per poter andare a vedere. C'è qua il mio collega Marcello Pozzari, il dottor Marcello Pozzari, di farmacia di San Martino al Tagliamento, e abbiamo fatto alcuni video insieme. Boh, basta, ringraziamenti fatti, possiamo passare la parola al dottor Gallas. Anch'io ringrazio che mi avete gentilmente invitato e mi avete dato questa fiducia. Adesso la responsabilità è mia. Bene, devo dire che ogni volta che hanno organizzato qui a Medea hanno fatto sempre cose veramente belle e ben fatte. E io ci torno volentieri perché, come ha ricordato, la mia famiglia era Medea dagli inizi del 1700. Il ceppo è qui. Bene, stasera affrontiamo un argomento un po' particolare. Pragyaparat, in termine antico, pragyaparat significa errore dell'intelletto. Dite, cos'è sta roba? La applicate ogni giorno, vedrete. È terribile. Perché il pragyaparat è una delle cause principali dei nostri mali. Perché il... Mi alzo i piedi o il microfono? L'errore... Ecco, adesso si sente meglio. Ecco, è l'errore dell'interpretazione della vita, perché noi siamo degli esseri complessi, pieni di programmi, vedrete, no? E quindi capirete l'importanza di essere presenti in tutto ciò che fate, no? Perché... nell'80% anche più in realtà siamo in automatico. Allora, prima di parlare propriamente dell'errore dell'intelletto, farò una piccola introduzione con alcune diapositive che hanno il titolo Chi siamo? Perché se non sappiamo veramente chi siamo, noi non abbiamo consapevolezza di quello che siamo, non possiamo neanche interpretare bene poi l'informazione del pragyaparat. Ok? Come gira qua? Non gira? Aspetta. Ecco. Come vedete nella diapositiva, le malattie insorgono dall'indebolimento dei poteri di difesa dell'organismo, no? E siamo abituati a pensare che tutto viene da fuori, ma vi accorgerete che la gran parte viene da dentro. Noi generiamo la nostra vita, il nostro bene e il nostro male, no? Però la nostra società ci ha insegnato che in realtà dobbiamo assumere necessariamente delle cose per curare dei sintomi, perché tutto viene da fuori. No, questo non è vero, lo vedrete. Dall'alterazione degli equilibri, no? Perché il nostro corpo costantemente mantiene gli equilibri, no? Per capire la pressione, la glicemia, la temperatura, e quindi è un sistema intelligente che, se lasciato lavorare, fa il nostro bene. Perché dentro di noi c'è l'intelligenza della vita, un qualcosa di molto grande che dobbiamo capire. È il sistema immunitario, e se in equilibrio è la macchina più potente che esista. Non abbiamo bisogno di nulla se noi manteniamo in equilibrio il sistema immunitario, no? Lo possiamo aiutare, senz'altro, ma è importante non indebolirlo. Il sistema immunitario siamo noi. Se io sono di umore depresso, il mio sistema immunitario è depresso. Se sono impaurito, è molto depresso. Quindi generare paura nelle persone è un crimine, perché deprimete il sistema immunitario. Alle persone bisogna dare degli stimoli, dare delle possibilità, non dare delle sentenze e impaurirle. Questo è molto importante.
Questa la riprenderemo dopo, ma ve la leggo. Nel 1000 avanti Cristo, il primo testo, uno dei testi base dell'Ayurveda, che parlavamo adesso, dicevamo, ma come avevano fatto a capire tutte queste robe? La Charakasamhita è il primo testo scritto e parlava già di Pragyaparata allora, quindi era un problema dell'umanità. Solo adesso è esasperato, perché siamo una società esasperata. E le cause di Pragyaparata le vedete lì, lo stile di vita, l'alimentazione, modalità di alimentarsi, e dopo approfondiremo, l'utilizzo di eccitanti, alterazione dei ritmi circadiani, che noi con l'utilizzo della luce elettrica proprio ci siamo dimenticati quali sono i ritmi, eccesso di lavoro, non dimentichiamolo, lo stress emotivo prolungato, che è un fattore, non è un fattore aggiuntivo, è un fattore aggravante di tutti gli altri stress. Hanno fatto anche degli studi, hanno aggiunto questo, perché parliamo di colesterolo, fattore di rischio, tutte queste cose, poi si dice il fumo, la pressione, giustamente l'obesità, il diabete, allora anche il colesterolo, perché se no da solo il colesterolo non è che fa proprio tutti questi danni, hanno trovato che se la persona è sotto stress, tutti questi fattori sono amplificati, quindi non dimentichiamo. Questo è l'ultimo, ridotta autostima. Quante persone si massacrano nella vita? Non sono bravo, non sono bello, potevo far di meglio, ma tutte informazioni che derivano da vissuti o informazioni anche non nostre che ci condizionano. Chi siamo? Alcuni concetti dopo li chiarisco ancora meglio. Campo unificato. Cos'è il campo unificato? Il campo di pura energia. Una volta la fisica parlava di vuoto, in realtà adesso la fisica dice che non c'è vuoto, c'è un brulicare di energia. È come un mare, capite? Da questo mare ogni tanto esce qualcosa. Lo chiamano teoria delle stringhe adesso. I cinque elementi, che chiariremo, i dosha, vata, pitta, kapha, il campo elettromagnetico, chiamiamo specializzazione del campo elettromagnetico, che adesso sappiamo che è un fattore importante nella salute di una persona. Fino a non tanti anni fa lo utilizzavamo solo a scopo diagnostico e non ci chiedevamo perché c'è un campo elettromagnetico nell'essere umano e ci limitavamo alla biochimica e quindi l'utilizzo solo della chimica. Qui non togliamo l'importanza, ma in realtà la biochimica è molto più lenta dell'informazione elettromagnetica. Poi vediamo il sistema nervoso centrale, l'endocrino, la biochimica e la materia, quindi la fisicità. Ma guardiamolo al contrario. Noi siamo questa materia, ma siamo biochimica, sistema endocrino, sistema nervoso, campo elettromagnetico con le sue specializzazioni, gli elementi e campo unificato. Quindi noi facciamo parte del sistema. Non è che il sistema esisteva, poi siamo arrivati come le pulci sulla schiena di un cane. La vita si è sviluppata coerente al sistema. Il sistema è governato da forze elettromagnetiche, quindi per definizione la vita è legata al sistema elettromagnetico. E noi siamo degli esseri elettromagnetici molto forti e molto potenti, che usiamo solitamente la potenza contro di noi. I cinque elementi è interessante. Sempre mille anni fa dicevano Sarva Dravyam Pancha Bhauticam, tutti i dravya, cioè tutte le sostanze, tutto ciò che è visibile e tangibile è fatto dai cinque elementi. Capirete l'importanza di questa frase. E poi dicevano Ayanta Pinda Tata Brahmade, come il microcosmo così è il macrocosmo, come l'individuo così è il cosmo. Cioè vedevano l'essere umano nella sua integrità inserito nel sistema. Invece l'abbiamo perso, abbiamo sempre più diviso. Uno ti guarda il foruncolo, uno ti guarda l'occhio e non mettiamo insieme il sistema, no? Riprendiamo questa unità che è importante. David Bohm, filosofo ma soprattutto un fisico, diceva dobbiamo imparare a osservare qualsiasi cosa come parte di un'indivisa interezza. Riprendeva questo sistema. Questo non era un improvvisato, era un fisico, eh? Rifacciamoci a quello che ho detto e ho riassunto in questo triangolo il mondo minerale, il mondo vegetale, l'animale e l'uomo. Allora, andiamo a vedere il mondo minerale. Che vita esprime il mondo minerale? Vedete, è una cosa inerte. No, è fatto di atomi anche lui. Ha una sua vita. Magari si esprime creando dei cristalli. Oppure, per via degli elementi,
o vento, pioggia, eccetera, si consuma come ci consumiamo noi. Un livello di consapevolezza molto basso, ma molte volte noi uomini siamo più bassi del sistema minerale. Però gli elementi che sono qua dentro, il calcio, il manganese, il ferro, sono mica diversi da quelli che sono nel vostro corpo, sono gli stessi, solo in un sistema di consapevolezza diversa. Poi, con l'evento del carbonio, la vita ha una qualità un momentino più evidente, il mondo vegetale. Il mondo vegetale sappiamo che prova e manifesta delle emozioni. Hanno fatto degli studi interessanti, hanno messo dei microelettrodi sottilissimi, no? Come capelli sotto la corteccia, diciamo, no? Di una pianta, e misuravano il flusso della linfa. Veniva trasformato attraverso delle apparecchiature in un'immagine, in un'onda. E quando la pianta facevano sentire, non so, una bella musica, Mozart, questa onda era molto armonica. Poi di colpo facevano un rumore, un qualcosa, e l'onda cambiava immediatamente. Hanno fatto uno studio più complesso, hanno messo una pianta, sempre così monitorata, e hanno mandato dentro un bambino, sai quelli che non riesce a pettinarli neanche coi petardi, quelli che non li tieni fermi, no? E giocando ha massacrato anche questa pianta, ha segnalato tutto ciò che la pianta ha vissuto. Ha lasciato passare un periodo che la pianta si riprenda, l'ha messa assieme ad altre piante e hanno fatto entrare 10 bambini. In mezzo c'era questo bambino. Quando è passato lui, la pianta ha cambiato l'informazione. Quindi il pollice verde cos'è? Il vostro amore nei confronti delle piante. Poi c'è il mondo animale. Il mondo animale già prova ed esprime i sentimenti. Vedete la vicenda qua con i gattini, no? È disposto a morire per i suoi piccoli, no? Poi vi esprime l'affetto, no? Tutti abbiamo provato con gli animali. Però tutto questo sistema minerale vegetale cos'ha? Un qualcosa che manca. È la possibilità di scegliere. Noi siamo l'espressione di tutto questo. In noi c'è il mondo minerale, vegetale, l'animale. Ma noi, a differenza, abbiamo il potere di scegliere. Se scegliamo bene, facciamo bene, ma se scegliamo male, facciamo male. Ma facciamo male al sistema, non solo a noi. Nel sistema siamo tutti noi anche. Quindi l'agire male di una persona, pensare male, influisce anche su tutto il sistema. Ecco perché le nonne erano sagge e dicevano, tu fai del bene, ma tu sbagli mai, no? Fai del bene, non sbagli mai. Perché noi siamo frequenze, capirete, quello che emettiamo viene percepito dall'ambiente e dagli altri, no? Il pensiero è una frequenza. Ancora per capire chi siamo, siamo espressione dell'intelligenza creatrice insita del DNA, cioè il codice genetico, che in ogni cellula, pensate, in una cellula c'è tutto quello che noi siamo. Pensate a un baobab, era l'immagine precedente, un albero enorme, ha un seme piccolo così. Ma là dentro c'è tutta l'informazione, anche le misure che lui avrà. Quindi c'è uno stampo energetico su cui la materia si aggrega. Tale intelligenza è in grado di modificare la realtà attraverso il suono, dunque attraverso le frequenze. Potente questa frase, modificare la realtà. Anche i pensieri sono frequenze e quindi anche loro sono in grado di generare la realtà. Potete trovare su YouTube gli studi del professor Carlo Ventura, ordinario di biologia molecolare di Bologna, dove da anni stanno studiando le cellule staminali e hanno visto che a quella precisa frequenza, a quella nota, la cellula staminale si comporta in una maniera e con un'altra frequenza un'altra. Quindi stanno studiando la possibilità di dare informazioni di tipo sonoro alle cellule staminali per guidarle a diventare fegato, a diventare quello che deve diventare, no? Ma in noi questa intelligenza c'è, perché le nostre cellule staminali sanno quello che devono fare se lasciamo lavorare il sistema in maniera coerente. Il grande Nikola Tesla, scienziato, diceva: se tu vuoi trovare il segreto dell'universo, pensa in termini di energia, frequenza e vibrazione. Riprende ancora questo. E pensate anche nella cultura popolare o nella cultura anche sacra, ritroviamo questi concetti. Giovanni scriveva: in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. Il verbo cos'è? Parola, frequenza. Le yagya, cosa sono le yagya? Le recitazioni vediche. Perché
la preghiera non è recitare un versetto, è come lo recitiamo. Perché noi possiamo dire Amen, o possiamo dire Amen. Vibriamo, capite? Frequenza, diverso. Ecco il bello dei canti gregoriani, che vi fanno vibrare dentro. E poi anche nella tradizione popolare spiccia, nelle favole, abracadabra, no? Non è un'invenzione, è un mantra antico, in ebraico antico, abracadabra, che significa si realizzi ciò che dico. Sto per finire chi siamo, però è importante capire. Siamo un condominio di 50.000 miliardi di cellule, fa impressione, eh? E sopra c'è un amministratore, non sempre l'amministratore è equilibrato, però. Una cellula sviluppa un voltaggio di 0,07 volt, sembra quasi il l'agente segreto 0,07, però moltiplicato per 50.000 miliardi, 50 trilioni, sviluppate un voltaggio che non esiste in natura, una centrale elettrica con questo voltaggio. Però la natura l'ha sapientemente distribuito, isolandolo, abbiamo sfruttato le pareti cellulari, in maniera che sia saggiamente distribuita questa energia. Però tutti avete provato le volte avere delle sensazioni di calore forte, delle sensazioni, solo perché avete convogliato questa energia in maniera così un momentino più concentrata. Questo è un meccanismo che probabilmente, quello sicuramente interviene nelle guarigioni. Quando noi medici diciamo non c'è niente da fare e la persona arriva a casa e per la prima volta dopo che si è dedicata per una vita alla famiglia, al mondo, al lavoro, le problematiche, dice devo morire, e per la prima volta cosa fa? Si ascolta. Entra in contatto con la parte profonda, con l'intelligenza della vita. E solitamente utilizza come strumento la preghiera, perché è un modo di concentrarsi. E già Gesù l'aveva detto, ma anche molti saggi, ma prendiamo Gesù come riferimento, per pregare chiuditi nella tua stanza, chiedete e vi sarà dato. Interessante questo. Quindi queste persone in questi momenti trovano questa forza, non tutti sono in grado. E noi diciamo, ah, interessante, bisogna studiare, lasciamo stare. Ecco i cinque elementi che loro chiamavano aria, fuoco, acqua, terra e spazio, il contenitore dove devono stare. Traduciamoli in termini più attuali, più comprensibili per noi. L'aria, l'azoto. L'aria che respiriamo quasi l'80% è azoto. Il fuoco, idrogeno, nei processi di combustione c'è l'idrogeno, ma c'è anche un po' d'acqua, e l'avevano capito, vi mostrerò. L'acqua, l'ossigeno, e la terra, il carbonio. È interessante vedere che azoto, idrogeno e ossigeno, assieme al carbonio, sono gli elementi della vita. Hanno detto, no, su Marte abbiamo trovato queste sostanze, quindi lì c'è stata vita. Mentre quando siamo solo azoto, idrogeno, ossigeno, siamo stati un momentino non percepibile, con l'avvento del carbonio tutto questo si è messo insieme e la materia ha cominciato ad aggregarsi. Il campo elettromagnetico che ho detto prima, e vedete che queste sostanze sono contenute e fanno quello che sono al nostro codice genetico, il DNA e l'RNA. È interessante vedere che la percentuale di acqua nella Terra è il 70%. Un essere umano, 67-70% è fatto di acqua, come macrocosmo, così il microcosmo. Quindi il pianeta non è lontano da noi e noi li insultiamo in tutte le maniere, no? Pratica però, errore di interpretazione della vita. Per riassumere quello che dicevo prima, campo unificato, gli elementi, e quindi da un'informazione, chiamiamole cellule staminali dell'universo, con stimoli adeguati abbiamo creato un piano la realtà. E vediamo cosa dice la fisica attuale. Dice la stessa cosa. Lo chiamano teoria delle stringhe, questo brulicare di energia, che con uno stimolo adeguato, perché a noi avevano insegnato che l'atomo è fatto palline più piccole, perché vediamo tutto in termini di materia, no? Sono gli elettroni, la pallina più grande il protone, eccetera. E quindi in realtà sappiamo che la materia e l'energia sono costantemente insieme, no? Adesso non parliamo più di una pallina, ma parliamo di possibilità energetiche. E quindi hanno visto che l'informazione energetica dà origine alle subparticelle, le subparticelle danno origine alle molecole alle strutture, fino
alla energia condensata. Noi siamo energia, ok? E da qui abbiamo creato poi i vari studi, no? Vedete la fisica atomica, tutto quello che volete, fino alla realizzazione di quello che è la tecnologia attuale. Uno dei padri proprio della fisica quantistica, Max Planck, diceva: tutta la materia ha origine ed esiste solo in virtù di una forza che porta le particelle di un atomo a vibrare e a mantenere insieme il sistema solare. Dobbiamo supporre che dietro ci sia un'intelligenza, una forza che mantiene questo, no? E lui parla di una mente, lui era di formazione cattolica, quindi aveva questa proiezione di vedere una mente, un qualcosa, però non tutti sono cattolici, però possiamo parlare di intelligenza della vita, questo sì. Questo è interessante, il DNA si modifica a seconda dello stato emotivo, questo è provato, durante sentimenti di amore e gratitudine, il DNA che è coperto da un involucro di proteine, le proteine si srotolano e dice: sono qua, dimmi cosa devo fare, e produrrà le proteine necessarie per mantenerci in salute. Mentre sotto il dominio della paura, rabbia, frustrazione, cosa fa? Fa come noi, si chiude. Quindi cominciamo a vedere che un pensiero agisce fin laggiù, mica poco, eh? Quindi non viene da fuori, viene da dentro l'informazione. Fino a poco tempo fa si parlava di due cervelli, inizi anni 80, hanno descritto quello che chiamiamo il secondo cervello, cioè il sistema nervoso del tratto digestivo addominale. Vedete, 85 miliardi di cervello, vero proprio, 500 milioni di neuroni di sistema digestivo, pari ai neuroni del midollo spinale, quindi ha un ruolo importante, e il cuore, un cervellino da 40.000 neuroni. Ma perché l'ho messo in rosso? Perché comanda lui. Ma come fa a comandare lui? Come il Partito Socialista tanti anni fa si era messo in mezzo alla bilancia. Vedrete perché comanda lui. Perché più del 90%, quasi il 97% di questi neuroni vanno alla corteccia prefrontale, dove noi viviamo razionale, capite? Quindi il cuore modula la risposta del cervello, costantemente. Ecco perché dobbiamo agire con il cuore. Agisce per via, diciamo, biochimica, producendo questi fattori, il fattore adrenale, motocetico, dopamina, adrenalina, che sono sostanze che il cervello usa, ma agisce anche attraverso altre due vie per capire quanto è importante il nostro cuore, quindi quanto è importante aprire il cuore, capite? Anche per superare il pranayama. E sempre l'Ayurveda aveva coniato questo concetto sadhaka, diceva sadhaka si trova nel cuore e nella mente. Avevano già capito questo, no? Questi sono studi recenti, c'è un centro in America, HeartMath Institute, che studia da anni il cuore sotto tutti gli aspetti, però questi scienziati hanno avuto l'umiltà di chiedere l'aiuto a degli yogi, a dei filosofi, a persone che non c'entrano con la medicina, però che hanno una visione che può essere integrata nello studiare l'essere umano. Agisce anche attraverso il campo magnetico, abbiamo visto, è 60 volte più grande di tutto quello del corpo, cervello compreso. Quindi l'informazione elettromagnetica del cuore è molto più potente a questo aspetto qui. E poi agisce attraverso la sincronia e coerenza energetica. Cos'è? Attraverso la sua azione meccanica. Quando il cuore è in coerenza, cosa vuol dire? Che tutto il sistema è in equilibrio. E quando siamo in equilibrio? Quando stiamo bene, quando siamo in pace. E quando siamo in pace e sereni, avete provato qualche volta nella vita che vi va ben tutto? E solitamente invece cosa dici? Troppo caldo, troppa piova. È vero? Vuol dire che non siamo in coerenza. Il cuore come fa? Fa così. Bum bum, bum bum, bum bum. La fase di rilascio poi è un pochino più lunga. Perché? Sistema eccitante e sistema inibente sono in equilibrio. Però quando lui spreme il sangue nella aorta, l'aorta è un sistema elastico, cosa fa? Lo riceve e fa così, si dilata e lo accompagna. Ma questa onda arriva fino a livello dei capillari, fino a livello cellulare.
Quindi la coerenza del cuore e cervello, quindi vuol dire a te ben che stiamo, e come dice il grande professor Bruce Lipton, quando siamo in coerenza siamo nel paradiso terrestre, perché il paradiso terrestre è qui, perché quando stiamo bene sappiamo apprezzare tutto e ci riempiamo di gioia davanti a uno spettacolo della natura, e il 90% delle volte passiamo per la strada e non sappiamo se c'è un fiore o se c'è un profumo, perché dentro la nostra mente ne prevedevo, quello, i figli a scuola, il lavoro, la spesa, eh? Ok? Andiamo finalmente al paragraparato. Stile di vita. Prendiamo l'esempio dello stile di vita. Vediamo nella storia dei centenari, no? In Italia ne abbiamo tanti, specialmente in certe regioni d'Italia, al sud, in Sardegna. Vedete questi pastori, 100 anni, indipendenti, si muovono, camminano, parli con loro, si ricordano delle due guerre, hanno coraggio di mangiarti la pecora, lo speccora, allo spiedo a pranzo, ma non cenano. Ma non gliel'ha detto il medico. Hanno capito che di sera, più va avanti l'età, meno devi mangiare, perché il potere digestivo cala. Noi facciamo esattamente il contrario. Ok? E quindi lo stile di vita, è come l'alimentazione, la qualità degli alimenti. Per fortuna qui noi abbiamo una realtà piccola, possiamo andarci a scegliere gli alimenti, ma quante persone mi è capitato di guardare nel carrello di chi stava davanti a me, una coppia giovane, avevano delle bibite che sembravano paraflu color azzurro, non so cosa c'era dentro, tutti cibi precotti. Cibo precotto è già per definizione quando lo scaldi ossidato, quindi non è altamente digeribile, puoi farlo come un momento di necessità, ma dobbiamo cucinare. Come cucinare la qualità quindi del cibo? Come alimentarsi? No? Possiamo alimentarsi, arrivare a casa, e purtroppo tante persone hanno anche degli orari di ufficio che li condannano, no? O di lavoro, però ci sono persone che non hanno questo, eppure fanno le stesse cose. Quando sono a tavola, tutte le rabbie del mondo, magari con la TV accesa, guarda lì cosa dice il partito, guarda là cosa fa Trump, eccetera. No? E io tante volte chiedo, ma cosa hai pranzato ieri? E tanti diventano pallidi, sudano, perché cosa ho mangiato? Non sanno neanche cosa ho mangiato. Dopo 5 minuti recuperano l'informazione. E quelle persone lì magari ti dicono, senti, torniamo lì a Medea, ti ricordi che bene abbiamo mangiato 6 mesi fa? L'unica volta in cui si sono nutriti. Perché l'alimentazione non è riempire un sacco dello stomaco, è nutrire tutti i sensi. Perché noi nutriamo anche la parte sottile, attraverso i profumi, attraverso i sapori. La preparazione del cibo, i luoghi, i tempi, praghi apparati, attenti. Allora, la nonna diceva, d'inverno, mangia, che devi far calore, calorie per affrontare, ed è perché l'ambiente è freddo e tu devi compensarlo producendo calorie. Se metti cibo, bruci e produci calorie. D'estate avete notato che solitamente l'appetito va giù, perché fa caldo fuori e la necessità di produrre calore non è quella, perché sennò vai in eccesso di calore. Ti viene più spontaneo mangiare qualcosa di fresco, giusto? Ecco l'esempio di Praghi a Parare. A Ferragosto, tutti a casa mia. 40 gradi all'ombra, io faccio la griglia, cifapici, luganica, bistecca, e io porto il Cabernet Franc. Spero ben che dopo una settimana li trovo in ambulatorio qualcuno, no? Va bene, quindi questo è un esempio di Pratyahara, un errore di intelletto. Noi siamo gli osservatori di un qualcosa, però dobbiamo metterci del nostro per interpretare se questa azione è giusta. Pratyahara ti fa vedere le cose in maniera diversa, abitudine. A Ferragosto si fa la grigliata, ma fa la settembre inoltrato, creatura, no? E fatti fare il riso alla greca, è qualcosa di più fresco a Ferragosto. L'utilizzo di eccitanti, no? Ma perché utilizziamo tanto caffè e altre cose? Perché siamo senza energia, perché le persone sopravvivono, non vivono, ve lo farò vedere, a causa del pragmaparato. Quindi hai bisogno di energia pronta, no? 6, 7, 8 caffè. Ho avuto una paziente da... Gli dico, quanti caffè bevi? 6. 6. No, dottore, 6 mocche da 6. 36. Avevo il record a 32, ma quello lì non ero mai arrivato. Ho dovuto togliere un caffè la settimana, 35, 34, perché se li togli di colpo collassa e muore. Lei stava in piedi,
perché era distrutta solo con la caffeina. Il fumo, l'alcol, le droghe, no? Il massimo proprio dell'errore dell'interpretazione della vita è la droga, no? O l'eccesso di alcolici, no? Dove non sai chi sei, non hai capito cosa sei, sei disperato. Alterazione dei ritmi circadiani, cioè non rispettare quello che è il ritmo della natura, lo vedremo dopo nella diapositiva. L'eccesso di lavoro, quante persone pretendono troppo da sé, no? O si trovano in situazioni di lavoro dove gli altri pretendono troppo da lui, no? Troppo lavoro, lavorare, produrre, produrre. E dopo che hai prodotto, un giorno te ne andrai, no? Lo stress emotivo prolungato, paura, la società è dominata dalla paura. La paura o l'ansia. L'ansia è l'espressione di una paura che generiamo noi, capite? La paura, vedo la tigre, penso la tigre e ansia. Ma noi siamo specialisti in ansia, tutti eroi, ok? La ridotta autostima, questo è micidiale. La ridotta autostima bisogna aiutare le persone a prendere consapevolezza che ognuno di noi è importante per quello che è, non per quello che rappresenta. Perché molte volte possiamo avere tutti i tipi di titoli possibili, ma poi nella sostanza non è che sia una persona, magari, capito? No? E quello che riteniamo l'ultimo degli ultimi è molto, molto di più. Quindi rispettiamoci, questo è importante. Essere contenti di quello che siamo. Ecco i ritmi circadiani. E vi ricordate che parlavo di quelle specializzazioni del campo magnetico, no? Interessante perché Vata rappresenta fondamentalmente il sistema nervoso, tutti i tipi di informazioni, no? E quando si squilibra si chiama ansia, si chiama panico. Kapha è tutto quello che rappresenta ciò che tiene insieme la struttura, quell'informazione che alcuni anni fa. Guardate quanto è intelligente la natura. Ha previsto che un giorno qualche individuo con la laurea isoli il DNA. Ed è stato fatto. E ha detto, adesso io sono più bravo della natura e faccio i cloni. Sono tutti morti. Perché non puoi riprodurre Kapha, che è un'energia individuale per ogni essere vivente. La natura ha già previsto, ha detto, l'intelligenza della vita. Ci sarà quel che è squilibrato. Pensate, se tutto andava bene, potevo fare un esercito di Hitler? Ma la natura che preserva la vita, che ci salva tante volte, come il termine scientifico ci pare al culo, si dice, ha previsto anche questo. E poi l'energia di trasformazione è Pitta. In natura vata il vento. Senza il vento non c'è vita, il vento trasporta, il vento asciuga, fa evaporare, in maniera che poi si condensi e il circuito dell'acqua si mantenga. Il sole cucina, trasforma, fa maturare e Kapha mette tutto insieme. Nella nostra fisiologia Pitta è il processo digestivo, quindi enzimi, gli acidi, il pancreas, eccetera, no? E vedete che ha due picchi, mezzogiorno e mezzanotte. Cosa vuol dire? Qui a mezzogiorno, come si faceva una volta, suonava la sirena quando ero piccolo, mi ricordo uscivo dalle fabbriche tutte di cose, magari in 10 minuti doveva mangiare, creatura, è il massimo della capacità digestiva. Quindi lì abbiamo un potere di trasformare, perché digerire non è vuotare lo stomaco, è trasformare completamente un alimento e scindere quindi ciò che ci serve da ciò che deve essere eliminato. A mezzanotte c'è un altro picco, ma non è per la pasta di mezzanotte. L'abbiamo fatto tutti, da giovani si può. È il massimo del potere della seconda digestione, quello che viene dentro delle cellule, no? Processi metabolici. E qui avviene anche una digestione e ancora una raffinazione più sottile di quello che è utile. Ecco, molte persone cosa fanno? Sono talmente impegnate, troppo lavoro, oppresi dal loro lavoro, mangiano in premura qualcosa in bilidi, parlando di lavoro possibilmente, col telefonino, il compagno, poi arrivano a casa a quest'ora, 8:30, affamati, distrutti, si rilassano e vuotano il frigo. Ma qui il potere digestivo è praticamente tendente a zero. E se tendente a zero, sei stanco, proprio a zero. Quindi tu non digerirai. Dormi male, dopo un po' sei in uno stato di indigestione cronica, ti alzi al mattino, tutto legato, ti fa male, cominci ad avere qualche problema di pelle,
Doloretti articolari, muscolari, sonnolenza, stanchezza. E curiamo tutti questi sintomi con medicine diverse. No, no. E che abbiamo alterato un ritmo circadiano. Imparate a mangiare bene qui e a mangiare poco qui come fanno i pastori sardi. Ma soprattutto la sera a mangiare cibi più digeribili. Cosa faccio stasera per gli apparati? Non ho fame, mangio qualcosa di leggero, due foglioline di insalata, una bistecchina. Ma non la digerite manco morti. Alla sera vanno cibi caldi e cotti, che sono più digeribili. I cibi da affrontare a pranzo e non a cena sono proprio i cibi carnei. Non sono facili da digerire. I derivati del latte, i formaggi. Avete mai lasciato raffreddare la mozzarella sulla pizza? La prendete su, sembra un pezzo di plastica. E molta gente dice, stasera andiamo a farci il formaggio alla piastra. Okay? I cibi crudi, che c'è la credenza, dici, mangialo prima che ti aiuta a digerire. No, devi mangiarlo prima perché non siamo ruminanti. Abbiamo difficoltà a digerire, a estrarre quel poco, no? Ok? E le patate? Se voi mangiate la sera, tutti avrete sperimentato di svegliarvi al mattino e avere il naso pieno di mucco, vi soffiate come fosse un raffreddore. L'avete provato? Aver dormito male, tutti indolenziti. La sera avete mangiato formaggio e patate, fricco. Questo è un altro esempio di pranzo apparato. Quindi dobbiamo inserirci nei ritmi della giornata. Questa è bella, me la sono costruita. Nasciamo. Ah, guarda che bello. È così bello come il burro, ti viene voglia di mangiarlo, no? Questo bambino. Questo bambino apre gli occhietti, fa quello che può. Intorno ci sono già i dispensatori di verità. I primi quali sono? Il papà e la mamma, che con tanto amore li travasano dentro cosa? Quello che è giusto, quello che è buono, quello che è sbagliato, le loro paure, le loro credenze, i loro pregiudizi. Che a loro volta da chi hanno imparato? Dai nonni. Che a loro volta da chi imparato? Dai bisnonni. Abbiamo la minaccia di 7 generazioni di informazioni che c'è. Poi questo cresce un pochino e chi incontra? La maestra dell'asilo che gli vuol bene o la suora che gli trasmette tutte le certezze, eccetera. Poi il maestro, poi il reverendo quando farà la comunione. E quindi cosa fa questo bambino? Comincia a generare un'idea di vita, non la realtà, un'idea di vita. Questo è il Prajna Bharati. Perché un bambino che è nato qui non può vedere la vita come uno che è nato in Israele o uno nel centro della giungla. E quando voi guardate un documentario che quello nella giungla cucina il ragno nelle foglie di banana e poi lo mangia, oh, che schifo, no? E lui ti guarda e vede te quei pomodorini, oh, no, che schifo. Abbiamo ragione tutti e due, l'idea è di vita. Ma se restiamo negli schemi mentali, nel Prajna Bharati, il mondo non può andare bene. Perché ho ragione io, no? Hai ragione tu, no? Ha ragione lui e litighiamo. Solo se io apro il mio cuore e sono disposto ad ascoltarti, imparo da te e tu impari da me. E possiamo fare una società migliore. Ma noi viviamo proprio per schemi e automatismi. E lì io ho ragione. Tornando da Bergamo, quando andavo a Bergamo anni fa, è stata una lezione bellissima per me. Mi chiedo sempre, ma erano veri o me ne hanno messi lì sti qua? A mezzanotte arrivavo a Mestre. Quando arrivi ai caselli c'è un piazzale enorme. Io arrivavo veloce. E là davanti c'era un R5 blu, la ricordo ancora. Man mano che mi avvicinavo, e a un certo punto vedo che quello seduto a fianco dell'autista era un ragazzo punk. Aveva una cresta come un cocorito, di tutti i colori. Io stanco, così, anche stupidino, lo giudico mentalmente. Quando arrivo a fianco, questo si gira e mi manda un bacio. Cosa ho capito? Che il giudizio è la massima forma di arroganza. Noi siamo arroganti spesso. Ah, tu sei sbagliata. Perché ho deciso, in base al mio Prajna Bharati, in base alla mia idea di giusto, di bello, di buono, che io sono del giusto e tu sbagli. Ogni tanto adesso sto attento a giudicare, perché mi ricordo quel ragazzo che mi ha dato una legnata. Ok? Quindi, un'idea di vita. Vedrete quanto è importante questa idea di vita.
Il nostro cervello usa queste frequenze, sono state misurate. Le delta, le teta, le alfa, no, sono delle frequenze. Quelle che misuriamo poi quando fanno l'elettroencefalogramma. Noi impariamo a usarle tutte man mano che cresciamo. Prima abbiamo delle prevalenze. Tra i 2 e i 6 anni lavoriamo prevalentemente in teta, che sono quelle che usiamo nei sogni, no? Quindi capite perché il bambino è sognante? Vi ricordate tutti? Io mi ricordo che con un pezzettino di legno costruivo delle cose incredibili e le bambine con le pentoline facevano le cose incredibili. Perché? Sogniamo. Ma la natura è intelligente, perché ci fa stare nel mondo dei sogni? Sopportereste voi tutte le informazioni che vi danno gli adulti? Assolutamente no. Poi cominciamo a usare un po' di più le alfa e quando siamo un po' più grandini, ma già qui usiamo le beta, che sono quelle che usiamo adesso, le frequenze di relazione. E quando i grandi dicono stupidaggini, il bambino a volte fa, ma e cosa ti hanno detto tante volte? Stai zitto, sei piccolo, non capisci niente. Quindi ti ha messo dentro tante informazioni che non sono, e quando tu hai avuto l'intuizione giusta, te l'hanno tarpata e tu dici, ma sono grandi, non ragione loro. Poi arrivi alla pubertà, che non sai chi sei, perché non sai chi sei, però senti che sono un individuo, devo prendere una mia consapevolezza. E comincia a protestare. Cosa ti hanno detto anche a me? Oh, tale le orecchie, chi pensi di essere? E di nuovo tarpato. Poi cresci, ti trovi un lavoro, fai qualcosa, trovi l'amorosa, hai la benedizione. Oh, figlio mio, vai! Ma siamo degli eroi. Non sappiamo chi siamo. Siamo confusi. Non sappiamo se abbiamo ragione o meno perché ce l'ha tarpata e ci mettiamo assieme ad un'altra persona che nelle nostre stesse condizioni. Per fortuna c'è l'amore, perché se apriamo il cuore cominciamo ad andare in sintonia. Ma quando abbiamo meno l'amore litighiamo anche, Ragione io, ragione lui, arriviamo alle cessi anche di separarci, ad esempio, no? Perché restiamo nell'errore dell'intervento. Guardate quante cose facciamo nei pensieri. Ok? Ah, questo è interessante, le delta. Pensate quanto intelligente è la vita. Ci insegna cos'è la morte. Ah, che strizza la morte tutti, no? Però, quando di notte noi siamo in frequenza delta, e voi avete sperimentato ogni notte, voi non sapete dove è il vostro corpo, siete completamente sconnessi. Ma voi ci siete. Basta che succeda qualcosa che aumenta la frequenza di coscienza, il livello di coscienza, e riprendiamo contatto col corpo. Quindi, interessante questo. Questo è un involucro. Noi siamo qualcosa di ben più complesso di questo involucro. Cominciamo a guardarci in maniera un po' più ampia e così cominciamo a smontare anche un po' di paure, anche, no? Perché fa paura, mamma mia. Ok? E mi sono rifatto la Torre di Babele. La Torre di Babele io non la vedo come la sfida dell'uomo nei confronti di Dio, ma la Torre di Babele è tutto quello che abbiamo in testa. Se mi apro il mio cuore, come posso capirti e confrontarmi con te quando tu sei nella stessa condizione? Quante volte parliamo, e l'abbiamo provato anch'io, e siamo convinti di aver trasmesso un qualcosa e l'altro in realtà non può aver capito, perché io do per scontato certe cose. Quindi mi ricordo mi avevano chiamato a parlare a dei ragazzi delle medie e mentre spiegavo una cosa mi è venuta questa idea. Io ho detto, ragazzi, ho scritto questa frase. Avete capito? Ho detto, sì. Analizziamo parola per parola. E cosa ho scoperto? Che alcune parole in quel contesto non sapevo neanche io il significato, ma le ho usate, ho dato per scontato. Quindi quando comunichiamo non diamo nulla per scontato, perché in realtà noi crediamo di essere in una certa maniera, ma non è così. Guardate cosa diceva Albert Einstein. Tutta energia, e questo è tutto quello che esiste, sintonizzati alle frequenze della realtà che desideri, e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Quando vi svegliate di mattina e vi svegliate dicendo, oh Madonna, oggi in ufficio devo fare questo, generate quella realtà. Voi quel giorno siete così e contrasterete con gli altri. Quando di mattina vi alzate e dice, che bella giornata, oh, che ben che sto, quella è la vostra realtà. Non è fantascienza. È realtà. Io tante volte dico ai pazienti, lo chiamo per me, il teatrino della mente, perché è un teatrino.
E dico, anche da me viene la paura a bussare, dice, toc toc, sono la paura, voglio lavorare. No, no, ti voglio, tengo famiglia, non mi interessa. Non è che io non provo la paura, ma cosa faccio? La affronto. Uso la mia parte consapevole e in poco riesco a razionalizzarla e smontarla. Perché se non faccio questo, vado negli automatismi, entra dentro e va in risonanza con cosa? Con tutto quello che ci ha travasato, le paure della mamma. Che per proteggerti ti diceva, ma fa quello, fa quell'altro, dentro lì. Le paure del nonno che la mamma ha ricevuto. E voi quel giorno avete paura, ma non sapete perché. Perché vibra la paura dentro di voi, così la rabbia. Perché andiamo negli automatismi. Quando avete imparato a guidare, vi ricordate le prime volte? Ti sedevi, cintura, freno a mano, specchietto, sedile, lo fate adesso? No, andate. Ma questo lo applicate nell'alimentarvi. La mamma ha detto che va bene la carne a mezzanotte e tu mangi la carne a mezzanotte. Questo lo fate nel lavoro, tan, 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 tan. Quindi vedremo quale sarà uno strumento per contrastare la propria parola. È quello di controllare il proprio pensiero. Perché il pensiero è uno strumento potente, ma è sotto il dominio della mente. E la mente è condizionata da tutto questo. Solo quando siamo consapevoli lo portiamo dove vogliamo noi, se no va dove è abituato ad andare. Le abitudini sono terribili. E diceva, e non potrai fare a meno di ottenere questa realtà, non c'è altra via, questa non è filosofia, è fisica, è realtà. Professor, come ho detto prima, Ventura, vedete i filmati, andate a vedere, è interessante, dà quella frequenza, c'è lo staminale, comincia a fare qualcosa che prima non faceva. Ma il nostro pensiero è frequenza. Il nostro pensiero agisce fino al nostro DNA. E quindi quando voi state lì con la rabbia, con la paura, vi uccidete. È inutile venire da me o da un altro e volere che ti do. Dobbiamo capire che dobbiamo guardare la vita con occhi diversi. Guardate, il 5% della mente è la parte conscia, 5%. Poi ci sono degli illuminati nella vita, grandi yogi, eccetera, che usano tutto il cervello, ma li contiamo qua, eh? Ok? Noi siamo qua. Molte volte siamo anche meno. Corteccia prefrontale, dove agisce il cuore, vi ricordate? L'importante è di agire con amore e stare in contatto col vostro cuore. Qui abbiamo l'identità, cerchiamo di chi sono. Le nostre origini, lo spirito, il sistema è creativo, ambizioni, i desideri costruttivi, non quelli banali, le aspirazioni, pensiero positivo. Se stiamo nella consapevolezza, noi portiamo il pensiero in positivo, cominciamo a vedere il mezzo bicchiere pieno. Immaginate il subconscio come un appartamento enorme pieno di stanze. E là dentro c'è tutto, tutto quello che abbiamo vissuto, ci hanno detto, ci hanno travasato, c'è tutto. Meccanismi automatici di ripetizione, comportamento abituale, non creativo. Istinti, quindi andiamo più verso la materia, non verso lo spirito. Esperienza, programmi acquisiti. Quindi, come dice quelle macchinette dove dici dolori, bottone 1. Mal di pancia, bottone 2, facciamo la stessa roba. Ma noi siamo qualcosa di più complesso, qualcosa di più importante. Ok? Coerenza cervello-cuore. Il cervello si comporta come un organo polare. Cosa fa? O bianco e nero, o bello e brutto, giusto o sbagliato. Il cuore no, non ha polarità. Il cuore vero è creativo, quindi il cuore è direttamente in contatto con la parte consapevole. Ci sono prove evidenti, questi sono studi fatti, li ho riportati anche, che suggeriscono, hanno fatto degli studi sull'intuizione. L'intuizione è quel qualcosa che scappa dal razionale, e solo il cuore può farlo. Si dice, no? Ho intuito, ho sentito dentro. Ok. Ci sono prove evidenti che suggeriscono che il cuore è associato a un campo energetico di informazioni che non è vincolato dai classici limiti di spazio e di tempo. Questo è interessante.
E c'era un articolo su una rivista cardiologica portato come curiosità, perché i limiti sono anche giusti, per amor di Dio, della scienza ufficiale è quello che tu devi fare, un qualcosa che sia riproducibile, dimostrabile, eccetera. Però cominciamo a capire che ci sono anche delle cose che ancora non sappiamo misurare, però che continuiamo a negare per certi aspetti. Una persona è stata trapiantata di cuore, questo è un articolo su una rivista specialistica, e si sveglia dall'anestesia e col passare dei giorni vede due paia d'occhi e ha paura. E col passare dei giorni questi diventano sempre più evidenti, più chiari, ed è terrorizzato. E dicevano forse l'effetto post-anestesia, eccetera. Però un bel giorno descrive due volti ben precisi e hanno arrestato gli assassini del suo donatore. Nel cervelletto del cuore, quei 40.000 neuroni, c'era questa memoria. Adesso, questo è un articolo di diversi anni fa, però su questo ci stanno lavorando. Questo era l'articolo, andiamo avanti. Ci sono due tipi di cibo, il cibo fisico e il cibo psichico. Tutti e due ci nutrono. Il cibo fisico, se ben consumato e ben fatto, nutre anche la psiche, no? Abbiamo detto. Però è importante come l'assumiamo. Se lo trasformiamo, se lo assimiliamo e se siamo in grado di eliminare ciò che non serve. Ma queste funzioni sono molto influenzate dal nostro stato emotivo. Dopo vi mostrerò più chiaramente, no? Se noi viviamo, facciamo tutto questo. Se siamo in sopravvivenza, lo facciamo male. Così le emozioni, no? La percezione, la trasformazione di un'emozione. Quante emozioni avete dentro nella vostra memoria trattenute? Voi parlate con delle persone e ti dice 20 anni fa quello là mi ha fatto quel torto, ma capite che siete ancora sotto il dominio di quella persona, di quell'evento, e da 20 anni vi state uccidendo lentamente, perché abbiamo visto che le emozioni negative fanno danni. Ecco il perdono. Cos'è il perdono? Non è giustificare un atto non bello, non buono, e sciogliere un sentimento inutile. Accetto ciò che è stato, invece di provare la rabbia per il mio persecutore, provo la compassione e lo lascio andare. Allora io sto bene e lui resterà quello che è, insomma, è un problema suo, non è più mio. Ma se io ogni volta cado nella rabbia perché resto nel circuito, questo loop mente-corpo genera un costante adattamento. Le gastriti, perché abbiamo gastriti? Perché teniamo rabbia? Perché abbiamo le coliti? Perché teniamo le paure? Perché ci fa male le spalle, le cervicali? Perché siamo tutto il giorno in allerta, e qua pieno di tigri, dove tutto è sotto controllo. Perché il condominio corpo è questo strumento meraviglioso che ci permette di viverci e vivere gli altri. E tutto ciò che succede quassù, che non si vede, diventa realtà attraverso il corpo, attraverso le frequenze elettromagnetiche che informano il sistema nervoso, che informano il sistema endocrino, che informano la biochimica, che diventa un certo atteggiamento, un certo movimento. Questa è la realtà. Nasce là. Quindi più siamo incazzati, più staremo male. E continuiamo. Ok? Pragyaparam, guardate, lo stress è considerato come la causa principale dello stare male, dal 75 al 90%. Di fronte a una minaccia reagiscono quelle parti del cervello antico, no? Perché se qua viene una tigre, anch'io mi metto con voi da quel lato là, però prima che razionalizziamo che c'è la tigre che può mangiarci, il sistema nervoso autonomo ha già agito. Noi ci siamo già messi in difesa. 20.000 secondi prima che ci sia razionale. Quindi il sistema nervoso autonomo è quello che ci permette di adattarci. Che quando noi lo sollecitiamo in maniera eccessiva con i nostri comportamenti, non siamo più nel razionale, siamo nella sopravvivenza. Risprechiamo energia e ci ammaliamo.
Lo stress riduce infatti l'afflusso di sangue ai visceri, spegne il sistema immunitario, spegne la mente cosciente. Io devo salvarmi. Mi interessa la filosofia. La tigre o la zanno io o mi scappo, insomma. E quando siamo sotto stress, noi siamo in queste condizioni. Siamo poco razionali. Peggioriamo il pragheparato. Facciamo gli errori ogni giorno, sempre di più. Ok? Quando viviamo l'amore, la serenità, la felicità, no? Quando siamo come i passerotti in mezzo alla strada che si fanno la corte, se non freni li butti sotto, non ne frega niente delle macchine e lì ci va tutto bene. Liberiamo queste sostanze. Per il nostro corpo significa equilibrio, controlli di tutte le funzioni di crescita, del benessere cerebrale, eccetera. E cosa facciamo? Viviamo, siamo in sintonia col sistema e qui siamo nel paradiso terrestre, che bello. O che ben che sto. Allarme, paura, rabbia, odio, non liberiamo mica le stesse sostanze. Avrete notato quando siete tesi, stressati, alle volte ci si vergogna perché puzzi, perché queste sostanze hanno prodotto un sudore dovuto a queste sostanze che sono tossine che devono essere eliminate, tu le elimini attraverso l'urina, le feci, ma anche attraverso il sudore. E magari vi macchiate la maglietta di giallo, è successo anche a me, Quindi, cosa vuol dire? C'è qualcosa che non va? Cortisolo, no? Noradrenalina, processi infiammatori, sotto stress noi infiammiamo di più, ci ammaliamo, facciamo venire le fibromialgie, le artriti, l'istamina, quindi processi infiammatori, ma l'istamina quando siamo sotto stress a livello cerebrale è quella che ci fa stare attenti a livello cerebrale. Mentre a livello periferico è infiammatoria. Ecco perché sotto stress non dormiamo bene. E magari la sera col pragheparato andiamo a mangiarci la pizza, i quattro formaggi col salamino, che libera anche istamina, e quella sera vediamo le streghe che ci tormentano. Capito? Allora in queste condizioni noi siamo sotto il dominio, vedete ho messo in grosso, qui ci sono centri nervosi importanti, no? Quello che tutti sanno, il plesso solare, no? Ganglio celiaco, mesenterico superiore, inferiore, tutti i centri di adattamento del secondo cervello. E quindi lì c'è una tempesta, no? Di mediatori. E quindi lì siamo in quella condizione di prima, poco razionali, siamo in difesa, dobbiamo sopravvivere, devo mangiare le orecchie al capufficio, non so, devo fare questo, devo fare quell'altro, e siamo in sopravvivenza. Ma quando siamo in sopravvivenza, sprechiamo energia vitale, accorciamo la vita. Perché quando siamo in sopravvivenza il cuore batte di più, la pressione sale di più, la glicemia sale, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi anche se hai una buona macchina e li pretendi tanto, si rovina prima. Siccome questo sistema è così bello, impariamo a volergli bene. E quindi possiamo avere una qualità di vita migliore, più lunga, ma soprattutto di qualità. Perché è inutile che faccio l'eroe adesso... sono diabete, solo lavorare. Una signora mi raccontava del marito, si incazzava, ma così colà, a 55 anni un ictus distruttivo in carrozzina, è ancora vivo, adesso ha più di 70 anni, quanti anni in carrozzina che piange, se ti ascoltavo, era in pieno pragheparato, capite? Era questa confusione mentale, era arrabbiato con sé e col mondo perché doveva lavorare tanto e non si ascoltava, no? Tanto da sviluppare una malattia e arrivare a conseguenze anche gravi. Dobbiamo evitarlo. Questo è un altro concetto, la capacità di lasciare andare. L'Ayurveda lo chiama apana. Apana è ciò che scioglie. No? I quattro pilastri dell'Ayurveda quali sono? Artha. Nella vita fai quello che ti è più congeniale. Dharma. Però fallo con rettitudine, fallo con amore. E quindi avrai tutto ciò che ti spetta dal tuo impegno nella vita. 3. Kama, vivi l'amore. Sotto tutti gli aspetti, dall'amore universale all'amore fisico. Abbiamo un corpo, dobbiamo vivere. Ma il più importante è il quarto. Moksha, lascia andare. Molla tutto. Non restare legato. La materia, viviamola. Invece questo è mio, questo è mio. E quando lo possiedi cosa subentra? La paura di perdere. Sei già fregato. Non te lo porterai dietro. Vivilo, no? Qua sei tocchi, questo è mio. E dopo cosa te ne fai?
Però è difficile, perché ti ha insegnato che è così, perché ti ha insegnato che l'altro è cattivo, te lo porta via. Anche è vero, certe volte. Però, la maggioranza degli esseri umani ha difficoltà ad andare a lasciare i loro vissuti. Allora, vi faccio vedere con un disegnino interessante quello che vi voglio dire. Allora, qua siamo in coerenza, tutto bene. Con questi nomi strani descrivevano la fisiologia, no? Prana è ciò che inaliamo, il prana denso è l'ossigeno, ma anche l'energia vitale. Udana è ciò che spinge verso l'alto, che ci permette di espirare, di parlare, di controllare le funzioni di organi cervicali. Samana corrisponde al secondo cervello, tutte le funzioni digestive, e apana il plesso sacrale, ciò che elimina, no? Ciò che ci fa andare di corpo, urinare, il mestro, tutto ciò che volete. Ok? In armonia, il sistema funziona bene, tutto entra, distribuisco, digerisco, respiro, vado in bagno, ma che bello. Avete provato le volte andare in bagno bene? Che soddisfazione, è vero? State bene proprio, perché? Perché quel liberare il corpo ha liberato anche la mente, adesso capirete perché. Perché il concetto di apana, noi siamo, abbiamo detto, questo qua diventa realtà. È mentale, è fisico. Quante cose non lasciamo andare? Quello mi ha fatto così, quello mi ha fatto colà, tutte queste robe. Poteva andare così, poteva andare colà. Ma siccome questo diventa realtà attraverso il piano fisico, andrà a incidere sulla apana fisico. E lì cominciano irregolarità intestinali, del mestruo, dell'urina. Quante donne sotto stress perdono il mestruo perché hanno bloccato quella componente? Ok? Andiamo avanti e vediamo quando siamo sotto stress. Questo è interessante, perché vi faccio un esempio che è tangibile e frequente in tutti noi. Quindi non lasciamo andare, non lasciando andare disturbiamo la capacità di lasciare andare sul piano fisico, ma l'energia non la fermate. Ciò che non scende si gira e coinvolgerà questa parte. E quindi cominciamo a diventare colitici. Ah, il colon irritabile, mal di pancia, mi gonfio. Se solo in quel periodo siamo anche arrabbiati, stressati, quindi la componente digestiva è in eccesso, l'acido, e noi non lasciamo andare ancora, l'energia che spinge verso l'alto comincerà a portare sull'acido e cominciamo a diventare ammalati di riflusso. Cominciate a capire quel riflusso dove nasce adesso. E se solo ancora non vogliamo, andiamo a coinvolgere anche l'energia vitale, questo problema. Ma andiamo in ansia e andiamo fino in panico. Quindi una persona che soffre di panico è una persona che non lascia andare nulla. Ok? E quando abbiamo il reflusso vuol dire che quanta roba teniamo dentro? Ma per chi? Per cosa? Per prendere tutta la vita a pantoprazolo? Che fa male tutta la vita, non si deve, mi raccomando. Quindi è interessante capire come funzioniamo, ecco perché ho fatto quell'introduzione, ma tutto nasce dall'errore dell'interpretazione della vita. Il cervello non fa differenza tra realtà e immaginazione, questo è potente. Perché, guardate, questo studio su 15 soggetti cosa hanno fatto? Gli hanno fatto vivere delle esperienze emozionali e dopo le hanno fatte, tempo dopo, rivivere mentalmente. Hanno misurato con risonanza magnetica, con mezzo di contrasto, le aree interessanti e le aree sono le stesse. Il cervello non fa differenza, vedo la tigre o immagino la tigre. Ecco il pericolo del pensiero. Ecco l'ansia. Paura di, devo fare un esame. Andrà male. Ma perché? Pensa che andrà bene. Il cervello fa le stesse cose. E se quindi immagina che andrà male, è negativo, ci sarà tutto un adattamento fisico. Ok? Questo è anche interessante, questo studio. Hanno visto che gli amici condividono le onde cerebrali. È bello se in positivo. Tu vedi che persone, anche marito e moglie, le volte amici, vanno in sintonia e quindi vedono la vita con gli stessi occhi, no? È bello questo. Però se lo facciamo in negativo abbiamo i fenomeni di massa. Nazionalsocialismo
che ha dato il potere a Adolf Hitler, che ha fatto quello che ha fatto, perché hanno condiviso un'idea. Ecco perché le nonne dicevano: tu fai del bene, non sbagli mai. Aprite il vostro cuore, perché la mente fa tanti danni. Questo è il lavoro, andiamo avanti. Si parla sempre di frequenze. Coerenza cuore e cervello lavora a 0,1 Hz, quindi una frequenza ben precisa. Però vediamo che quando siamo in coerenza cosa abbiamo? Una migliore immunità. Quando siamo nel paradiso terrestre, quando stiamo bene. Riduzione massiva degli effetti dello stress, perché viviamo, non sopravviviamo, quindi non c'è più quell'influsso del cortisolo, della noradrenalina, dell'adrenalina, eccetera. Miglior funzionalità delle cellule staminali, quindi cosa vuol dire? Salute. Se mi occorre qualcosa di giusto, le cellule staminali lo fanno. Maggiore capacità, resilienza di affrontare gli eventi avversi della vita, perché io posso essere in equilibrio, ma mi arriva una tegola in testa. Ma se sono già in sopravvivenza, ce lo dura. Maggior longevità, maggiore intuizione, perché siamo in coerenza col cuore, vi ricordate che il cuore è quello che ci permette di intuire. Aumentata capacità di accedere al subconscio, cosa facciamo? La parte conscia comincia a guardare. Tutti avete sperimentato a casa, un giorno dite: ah, metto a posto il garage, oppure metto a posto sta stanza, e passi tutta la giornata. Fine giornata hai due sacchi di quelli grandi, condominiali, pieni di roba, che fino un attimo prima era indispensabile. Buttate via tutto. Avete notato che bene state in quella stanza? Perché vi siete liberati di legami. Capito? Quindi, più vi liberate dei legami, più state nella parte conscia, più svuoterete le stanze e metterete dentro cosa? Una nuova realtà. Quella più giusta per voi, non quella che vi hanno detto che è giusta. Vi terrete le cose buone che vi hanno dato, ma lascerete andare le loro idee negative, le loro paure, non vi appartengono. Maggior capacità di imparare, memorizzare, discriminare. Migliora l'attività biochimica, ho visto 1300 reazioni biochimiche attive. Miglior capacità di decidere, miglior respirazione, la sensazione di essere un'altra persona. Bellissimo, qualcuno l'ha sperimentato. Regole d'oro, che bello questo. Non sprecare energia. Un esempio: se trovi di fronte che uno ha sempre ragione, è inutile insistere, gli dici: hai ragione, ciao, e vai via. Quello è sprecare energia. Perché non cavi il ragno dal buco. O lui si apre a te e tutti e due ci aiutiamo. Ma se uno ha ragione, dici: sì, sì, hai ragione, ciao. Ma non sprecare energia neanche in eccesso con troppo lavoro o con cose inutili. Farci riempire di notizie condizionate. Nei telegiornali io non vedo mai le belle notizie che mi dicono: guardate quanti bravi ragazzi abbiamo in Italia, che per la gioventù che è una realtà. Ti mostro solo delinquenti, assassini, più è brutto più te lo spiego. Ma che informazione vi arriva? Noi siamo quello che vediamo, quello che sentiamo, quello che proviamo. Quando eravamo piccoli ti raccontavano una storia di paura, tu andavi a dormire con la paura. Io mi ricordo, volevo guardare Belfagor, ero ragazzino. Quando veniva fuori la musichetta, aspetta questo Belfagor, dopo eroe, andavo a dormire da solo, ma quando sentivi un rumore, Belfagor era lì, ragazzi. Era un film, però tu lo vivevi realmente. Quindi, se uno è negativo, ti butta addosso negatività, ti uccide, devi dirgli: scusa, devo andare dal dottore, ciao, e vai via. Non che non sia una persona valida, ma in quel momento ti trasmette il suo pradiapparato, che non va bene. Andare a letto presto. Perché? No, devo tornare a quella diapositiva di prima, vi ricordate il cerchietto con i colori? Alle 10 di sera il cervello si mette spontaneamente in frequenze alfa, che sono quelle del rilassamento profondo, perché il cervello attraverso la pineale ha detto: va, sta cambiando la luce, tu devi metterti a riposo perché hai già fatto quello che dovevi fare. E mezz'ora prima circa cosa comincia a produrre il cervello? La melatonina, che aiuta anche il sonno, ha delle funzioni ben più complesse, il sistema immunitario, endocrino, no? Quindi quando noi forziamo questo sistema mettiamo in crisi anche il sistema immunitario, endocrino. Allora cosa vuol dire questo? Che tu
Alle 10, 10 e mezza dovresti coricarti. Ma perché? Perché avviene anche un miracolo se tu a mezzanotte sei profondamente addormentato. Questo una volta lo dicevano, anche la medicina, chiamiamola moderna, quella greca, diceva: ah, se dormi a mezzanotte sei profondamente, si liberano dei fluidi benefici per la tua salute. Come hanno fatto a dire, non so, però l'hanno detto. Però studi recenti, microscopia in vitro per studiare i tumori cerebrali, per cercare di curarli, ha scoperto il meccanismo magico. Perché nel cervello non esiste un sistema linfatico, non c'è spazio. E noi non sapevamo fino a pochi anni fa come faceva lui a purificarsi. Perché il sistema linfatico è il sistema di pulizia dei tessuti, no? Che recluta, prende su tutto gli avanzi, no? E riporta nel sistema per essere eliminati da fegato, dall'urina, eccetera. Ha visto che esiste un sistema specializzato. Cioè, verso mezzanotte, se siamo profondamente addormentati, si aprono dei boccaporti, come fai nelle risaie, il liquido cefalorachidiano corre in mezzo ai neuroni, alla glia, quel sistema di sostegno, che altre funzioni. E cosa fa? Porta, spazza via tutta l'immondizia. Le venule cerebrali in realtà fungono anche del sistema linfatico. Si aprono dei pori, si portano, si ciucciano via le schifezze che gli vengono portate, le portano fuori dal cervello e attraverso un sistema poi circolato le vengono eliminate. Quanto incremento abbiamo in questa società disumana, per certi aspetti, spostata, che non rispetta i ritmi circadiani, che forza la vita attraverso la luce elettrica, ma io di sera sono solo, sto meglio, mi guardo la TV fino alle 2, alle 3 di notte, ok? Abbiamo un incremento di malattie degenerative del sistema nervoso, demenza, Alzheimer. Ma cosa ha scoperto in queste persone? Che c'è un accumulo di immondizie, la beta amiloide a tonnellate, a tonnellate. Quindi vuol dire che non hanno purificato bene il cervello, non hanno pulito. Quindi, cerchiamo di andare a dormire prima, quando la natura ce lo dice. E poi dice, svegliarsi presto. Perché quella è la realtà. Perché noi dobbiamo seguire i ritmi della vita, perché la fisiologia funziona in funzione del ritmo circadiano. Nel 2017 tre ricercatori americani, per 30 anni di studi, hanno fatto l'orologio biologico. Hanno tradotto in chiave moderna quello che aveva detto la Ayurveda prima. E hanno visto che a quell'ora c'è più cortisolo, a quell'ora è lo stimolante del corpo, a quell'ora è più forza muscolare. Perché proprio è in funzione della giornata. Noi, con il nostro pranio, però, con l'errore di pranio, facciamo esattamente il contrario. Avere una buona routine confortevole, fare le cose che si devono, no? Lavarsi, pulire la lingua, mangiare in maniera adeguata, non mangiare per tabelle. Gli americani cosa ci insegnano? Che hanno un'emergenza sociale, non solo sanitaria, sono tutti malati perché mangiano schifezze, cibo immondizia e in maniera abominevole, no? Fanno delle cose atroci, no? Non è nel senso che si mangia per tabelle. La mattina devi mangiare 450 calorie, una tazza di latte, una spremuta d'arancia che ha messo assieme, è la cosa più indigesta che sia, tot biscotti, tot fette biscottate. No, la mattina il potere digestivo non è ancora ben attivo. Se avete mangiato poco, avete fame, mangiate. Se non avete fame, mangiate quello che potete, non 450 calorie, capito? Essere forti fisicamente, cioè fare attività fisica anche in funzione della nostra età e del nostro corpo. Non posso fare delle cose che magari fa Ursus, no? Però una buona attività fisica. Essere stabili mentalmente. Ma se siamo in coerenza, siamo stabili mentalmente. Se non siamo sotto l'effetto della sopravvivenza e quindi siamo veramente instabili, no? Non stancarsi, quindi lavorare al giusto, non approfittare del nostro corpo, qualsiasi lavoro facciamo, ok? Regole per vivere il paradiso in terra. Revisione cosciente della messa, della mente, essere consapevole di quello che desideri, quindi il controllo del pensiero. Di fronte all'emozione, affrontatela, vedete quanto vi appartiene, in maniera che non vada in risonanza. La visione subconsciente della mente, ci sono delle tecniche anche, ma senza andare a fare cose strane, controllate il vostro pensiero. Riprogrammare il subconscio, meditazioni, ipnosi, programmi, ci sono diverse tecniche, ma accontentiamoci di quello che possiamo fare in casa.
rispettiamo i ritmi, controlliamo il cervello e il pensiero, scusate, facciamo dei comportamenti adeguati di quello che vi ho spiegato, e l'intelligenza della vita non vi dirà: Ezio, cosa fai? E tu bypassi l'informazione: Ezio, cosa fai? E poi, siccome dice, se questo va avanti così, questo qua schiatta, trova il modo di fermarti. Avete provato tutti, no? O ti blocca la schiena, o ti viene febbre. E lì uscite dal Pragyapara perché dici, prima eri devo. E dici, ma ho la febbre. Quindi sei giustificato. E gli altri finalmente si accorgono che esisti e ti dicono, vuoi un tè? E il giorno prima non te lo danno. Ecco, va bene. Chiudo con questa diapositiva, che un mantra antico dice, tu sei quello. Quello che hanno detto anche i fisici. Ecco, vi ringrazio. Una bella, questa è simpatica, non c'entra, però guardate che bella. Così prima di iniziare un progetto controlla se hai i mezzi. No. Se sono a disposizione, se volete fare qualche domanda, mi raccomando, non difficile. Ecco, adesso metto gli occhiali che vi vedo meglio. Perfetto. È il filo. Cosa devo fare? Sì, no. Te lo stacco? No, non devi staccare. Pensavo per il microfono, se qualcuno... Funziona. Ah, per passarlo? Funziona. Sì, grazie. Ho domande? No, se che non faccio niente. Non abbiate paura a far domande, eh? Domanda? Qualche domanda, se qualcuno vuole? Semplice e facile, per favore. C'è un dubbio? Tanti, immagino vi ho messo tanti dubbi. Dimmi. Forte. È una rivoluzione, perché è tutto diverso da quello che facciamo. Eh sì? Se siamo bombardati, io so cosa facciamo, chiediamo la voce. Cioè, il decalogo da dove comincia? È complicatissimo. No, non è complicato, devi uscire dalle abitudini, quindi devi cominciare a osservarti, nel senso, è inutile che magari ti lamenti, che sei stanca e continui a fare la stessa routine di ogni giorno. Cerca di capire dove esagero. Si comincia con piccole cose, no? Dove esagero? Invece di fare 9 ore, perché non posso fare 8? Hai il tuo senso di dovere, dici, devo. Ma chi l'ha detto che devi? Non dobbiamo niente, eh? Poi, imparare a mangiare un po' meglio, rispettare i ritmi della giornata, non è mica una cosa terribile. Le persone che lo fanno cambiano da così a così, eh? Sì. Forse l'aspetto è pratico, quindi si può il cambio dell'alimentazione, sì. Difficile, si può fare, mi sembra più semplice. I circadiani, sì. Si può anche fare, è semplice, ma la mente. Attenta. Tu, attenta. Tu quando cominci a osservare i ritmi circadiani, a fare dei cambiamenti, già l'informazione arriva. L'intelligenza della vita ti supporta, prova, ma soprattutto quando ti trovi di fronte a un'emozione, stai con l'emozione. Molte volte noi accettiamo e sfuggiamo dell'emozione, cerchiamo di capire perché mi sono arrabbiato. Invece dici, sono arrabbiato, quello mi ha fatto arrabbiare, sto stronzo, non si può dire, questo qua, eccetera. Hai capito? Perché mi sono arrabbiato? Forse quella persona deve ringraziarla, tra virgolette, perché ha messo il dito nel problema tuo,
Perché se tu non hai la rabbia dentro, lui può arrampicarsi come un geco su per il muro. Tu non reagisci. Se io mi arrabbio, vuol dire che la rabbia ce l'ho. E quella persona mi ha fatto vibrare un'informazione molto complessa dentro di me. Rabbia mia, della nonna, dello zio, non so, di un'esperienza precedente. Ecco perché è importante stare, e questo è un esercizio, sto con l'emozione. Perché mi sono arrabbiato? Perché ho l'ansia? Perché se no, dai spazio, l'ansia ti divora. Non occorre fare cose complesse. Cominciamo dalle cose semplici. Il senso del dovere. Esatto. Che chi te l'ha messo? Queste sette generazioni. Brava. Io vi ricordo su di me, e adesso te lo dico, avrò avuto 45 anni, adesso sono 46. Avrò avuto 45 anni. E come mi è arrivato come una schioppettata così. Ho detto, io non devo niente. Io parlavo sempre, devo, quando parli, senti le persone, dico devo. Sai che mi sono commosso, mi sono messo a piangere? Perché ho capito, è importante fare quel poco che possiamo, con amore e buona volontà, proprio perché ci confrontiamo col bravi a parare. Tu non puoi accontentare tutti. E quante delusioni hai perché tu dici, guarda che bello che ho fatto, e l'altro dice, sì, però era meglio così. Ma dovevo dare un canotto sto qua. Tu hai fatto il meglio, ma non è che lui è cattivo. Lui ha un'altra visione della vita. Hai capito questo? Cosa te ne fai del dovere? Fai le cose con amore e buona volontà, senza questa minaccia. Devo. Questa è una minaccia. Perché poi anche quando sei nel dovere non sei mai adeguato. Potevo far meglio perché lui non gli va bene. Ma che si arrangi? Se devi vedere la sedia coi piedi per su, non è mica un problema mio. Io ho fatto quello che potevo. Ce l'ha messo col chiodo? Sì. Chi fa la domanda? Sì, sì. Lei adesso ha spiegato il cibo. A me interessa come è possibile oggi mangiare sano, che siamo bombardati con gli antibiotici e con tanti ormoni sintetici, e dove troviamo questo cibo? Questo non è semplice, però abbiamo delle realtà anche locali dove puoi comprare cibi abbastanza buoni, sani. Ci sono realtà che veramente buoni in giro, no? Che non usano pesticidi e altre cose. Poi, non so, se tu mangi carne, lì è un po' più difficile, no? Perché gli allevamenti intensivi, non sono liberi da antibiotici, da altre sostanze. Quindi dipende anche dai cibi che fai. Ad esempio, non comprare robe precotte. Per dire, il pesce, se puoi, vai a prendertelo al villaggio del pescatore, per dire, no? Quindi, formaggi, ci sono realtà locali dove puoi prendere le cose. Logicamente, trovare il cibo come era una volta, i profumi della volta, non lo trovo. Però, in tutto questo marasma, puoi selezionare delle cose abbastanza buone, no? Sì, è un po' romano. Sì. Per aiutare a se stesso, mi sembra che tutti dobbiamo conoscersi molto bene. Io penso che nessuno di noi... Il primo io. Non sa chi siamo, perché non abbiamo visto i nostri limiti. Come lei non sappiamo i nostri limiti per capire chi siamo. No, io sono da anni che faccio queste cose, e questo che ho detto a voi io lo faccio su di me, quindi è un esercizio costante, proprio perché dobbiamo andare in contatto con l'intelligenza profonda. Lì ci sono tutte le risposte. Se tu stai qua, poche risposte, sei sempre nella confusione della mente. Quindi imparare a stare un po' con se stessi. Una buona tecnica è la meditazione. La meditazione non è, molte volte vengono spacciate per meditazioni quelle che sono contemplazioni, tipo rilassati, training, oppure i gong, tutto bello, tutto utile. Ma la meditazione è il silenzio della mente. Quando tu raggiungi quell'attimo di silenzio, cosa fai? Si dice trascendi, vai in contatto con la parte profonda. Lì hai già un inizio di risposta, capisci? E noi quanto tempo dedichiamo a noi stessi? Poco. Siamo sempre devo, come diceva lei, impegni, ogni tanto ci si scava, no? Ti viene voglia di fare qualcosa che ti fa sopravvivere ogni tanto. No? Però dobbiamo andare in contatto con noi stessi, questo è importante. Esercizio, sai perché?
Anch'io sono un eroe come sei tu e che mi ho messo dentro in testa le cose. Ho provato a fare una meditazione, però è molto difficile. Non è difficile, non è difficile. Vengono i pensieri. Non è difficile. Andate via. Devi avere pazienza, devi avere pazienza. Un altro limite è che noi vogliamo avere tutto subito e senza sacrificio. Non ottieni nulla. Pazienza.